Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E oggi devo dirvi, ho speso davvero tanto. Non ho preso tantissima roba, però ho preso degli oggetti in realtà che mi serviranno per creare dei nuovi contenuti all'interno di questo canale e soprattutto per elevare la qualità. Però prima di andarli a vedere, se non l'avete ancora fatto, lasciate pure un like a questo video e iscrivetevi al canale. A voi non costa niente, è gratuito, ma per me può fare la differenza. E ora però andiamo ad aprire la prima scatola. Eccola qua. Prendiamo il coltello, l'unico che ho trovato in cucina. Ecco qua. Ah, non si vede? Vi faccio vedere io. Allora, ecco qua. Primo oggetto che troviamo all'interno. Capirete dopo cosa mi servirà. Micro SD da 128, anzi no, 256 giga della SanDisk. E forse lei non è molto importante, ma l'ultimo oggetto che aprirò capirete cos'è e soprattutto capirete a cosa serve. Non mi dilungo tanto, appoggiamola qua. Secondo oggetto che sono andato a prendere oggi. Hard disk da 4 tera della Toshiba. In realtà io questo già lo conosco perché è quello che utilizzo. In realtà utilizzo anche da diverso tempo. Eccolo qua, all'interno è fatto così, molto semplice. Questo ha un chip nuovo. Sapete che io parlo di PC in questo canale, ma sono anche molto nerd, quindi vado a vedere anche tante cose della tecnologia. Poi in realtà per il mio lavoro, diciamo, questo è il mio lavoro, dove vado a creare contenuti, se non si è un po' nerd si fa abbastanza fatica a farli. Perché prima di tutto bisogna registrare un video, quindi serve una telecamera, un microfono, bisogna capire che telecamera, che microfono usare e via dicendo. Poi bisogna montare il video, serve un computer specifico. Cioè, in realtà non sarà un computer specifico, però io utilizzo un certo tipo di computer che, se vi interessa, un giorno lo andiamo anche a vedere, con un certo tipo di programma. E quindi, se non sei un po' nerd, se non sei anche un po' appassionato di tecnologia, fai fatica a fare queste cose. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Questo lo apriamo giusto per. Ecco qua, questo è l'hard disk, vediamo se lo mette a fuoco, da 4 tera che ho preso. In realtà è uguale a quello che sto già utilizzando, questo è il suo cavetto. È un bel po' di tempo che lo sto utilizzando, ma l'altro giorno mentre stavo montando un video stava facendo qualche scherzetto, quindi nel dubbio l'ho comprato perché se in caso mi salta quello è un bel problema perché perdo tutto quello che ho fatto e non riesco neanche a montare il video, quindi nel dubbio intanto l'ho preso e tra poco farò il cambio da uno all'altro, ma ci sta. Adesso andiamo a vedere però la terza cosa che c'è all'interno di questo pacco e inizia a diventare molto interessante per me. Per il mio portafoglio non tanto, però buttiamo via la scatola ed ecco qua. Nuovi microfoni. Sarebbero i microfoni DJI Mic 2. Allora, io sono molto combattuto con l'audio che faccio all'interno dei miei video, perché sto utilizzando in realtà comunque un buon microfono che è il Rode VideoMic 2, se non ricordo male, comunque un microfono di alta gamma che ho pagato anche tanto, che ho visto bellissime recensioni, ho visto tanti YouTuber importanti che lo usano, però da quando ce l'ho non mi trovo. Ogni volta sento che c'è un audio che se non lo vado a modificare, anche quando poi lo modifico, non è il massimo, che si sente così. E non è il massimo. L'ho già mandato una volta in assistenza, adesso probabilmente lo rimanderò un'altra volta in assistenza perché comunque è un prodotto garantito 10 anni, ma non mi sto trovando per niente. Bene, e prima di lui avevo un altro microfono Rode, che è un modello un po' più basico, che comunque non mi trovavo male in realtà. E per quello di fatti poi mi sono affidato sempre a Rode per andare a prendere un altro microfono. E detto questo però andiamo ad aprire questi microfoni che loro invece promettono davvero bene. Eccoli qua. Bello, l'astuccetto. Appoggiamolo qua. All'interno troviamo anche il manuale di istruzioni. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, sticker DJI. Carini, ma non so se li faccio star qua dentro. Potrebbero star bene in officina anche se non vuol dire niente. Uno, questi secondo me sono importanti, che è meglio che non li perdo. Allora, mettiamo via tutte le istruzioni. Facciamo così, questi li appoggiamo. Tanto ormai la scrivania sta diventando un casino. Andiamo ad aprire lui, però. Qua diventa interessante. Carino l'astuccio perché poi comunque diventa semplice portarselo via. Questi che sono dei microfoni wireless. Eccoli qua, vediamo se si vede. Questa è la scatolina, simile a AirPods. Ecco qua, vediamo cosa c'è all'interno. Questo lo appoggio, speriamo di non farlo cadere.
Vabbè, ci danno classico cavo AUX per collegarlo alla videocamera, cavo USB-C, ma lui non ci interessa. Già qua vediamo qualcosa. L'accessorio da mettere sopra quando siamo fuori al vento. Vabbè, ce ne sono due perché ho due microfoni, l'altro non ve lo faccio vedere, ma adesso andiamo a vedere i microfoni perché è la parte più interessante. Non vedo l'ora di provarli perché qua ho visto anche tante altre recensioni e promettono davvero bene e spero di migliorare questo audio che sono anni che ci vado dietro e seppur ho preso uno dei microfoni top di gamma non sono riuscito a migliorarlo. Loro dovrebbero essere la soluzione a tutto. Ne ho presi due perché non è detto che faccio video sempre da solo, quindi è sempre meglio averne uno in più. Anzi, potrebbe anche andare bene il terzo, perché si può anche andare a prendere il terzo volendo e si connette sempre assieme. Ovviamente tutti i link dei prodotti che vi sto facendo vedere oggi li trovate qua sotto in descrizione. E addirittura nell'ultimo pezzo che vi farò vedere, dopo che non vedo l'ora di aprire, ci sarà anche un bonus per voi se acquistate all'interno di quel link. Ma ora andiamo a vedere questi microfoni. Prima di tutto apriamo qua, togliamo le pellicole. Si dovrebbe aprire così, tac. Eccoli qua. Molto carini. Questi sono i microfoni, poi li andremo ad utilizzare con calma. Nei prossimi video li sentirete molto probabilmente con questi. La cosa carina è qua, c'è una clipettina, si può utilizzare questa oppure utilizzare questa calamita che c'è dietro. Vediamo lo schermetto, questo, anche qua molto carino anche lui, questo è lo schermo touch che troviamo, molto bello. E sono curioso di provarlo, due adattatori se utilizziamo un telefono, quindi questo è con la presa USB-C, l'altro con la presa Lightning. Mettiamoli via, i prossimi video penso che li registrerò con loro. Andiamo ad aprire l'ultima scatola che non vedo l'ora. Ultima scatola. Cambia lui. Ma non mi sapete si può sentire. Ok, cambia la protezione. E eccola qua. Una nuova Action Cam, la Insta360 Ace Pro. Se utilizzate il mio link che trovate in descrizione, in omaggio ci sarà anche il screen protector dal valore di 10 o 20 euro, adesso non ricordo. Però è gratuito se acquistate dal link che trovate in descrizione del mio video e quindi vi consiglio di usufruirne. E andiamo ad aprire lei. Sono molto curioso e non vedo l'ora di utilizzarla. Allora, in realtà era tanto che la volevo prendere. Questo video che vi lascio qui in alto a destra, sono andato a rivedere le clip che ho fatto dove utilizzavo l'Insta360 Go 2. Molto comoda, molto carina. Vista il computer, in realtà sembravano fatte bene, vista sulla TV. Con uno schermo grande sgranava un po' l'immagine, quindi è arrivata l'ora di migliorare la qualità di questo canale. È arrivata l'ora, soprattutto perché voglio fare diversi video in bici, ed è arrivata l'ora di acquistare una nuova videocamera. Andiamo a vedere com'è. Tac. Allora, facciamo così. Qua ci sono gli accessori. Vediamo veloce anche gli accessori. Vabbè, cavetto di ricarica. Ok, questo è il nuovo attacco. Perché il bello di questa telecamera, poi non vado a togliere i libricini che sono i classici libricini da istruzione, c'è la clip magnetica sotto che sembra molto comoda. Andiamo a vedere. Eccoci qua però, vediamo lei. Eccola. Andiamo a togliere le pellicole. Togliamo quella davanti. Che soddisfazione. Ecco qua. E togliamo l'ultima, quella dello schermo. Eccola qua. Non vedo l'ora di provarla. Il bello di questa action cam, vediamo se non combino danni, è che si può reclinare lo schermo. Quindi noi ci vediamo. Le lenti promettono molto bene in questo caso perché sono state fatte in collaborazione con Leica. Qua in parte abbiamo anche il piccolo schermino. Se il bello di queste lenti è che se rompiamo la lente, la possiamo rimandare indietro a Insta360 e loro ce la cambiano gratuitamente. Speriamo che non succeda. Così è quando è chiusa, poi la possiamo, quando è aperta, così la possiamo andare a richiudere. Questo è l'unboxing di oggi, un unboxing molto costoso. Se volete rivedere tutto quello che ho acquistato, lo trovate qua sotto in descrizione al video e scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'attrezzatura che sono andato ad acquistare oggi. Non vedo l'ora di provarla e cercherò di registrare il prima possibile un video con questa. Ma detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto.
Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!